Signore e signori, buonasera, come dicevano i vecchi cronisti, noi due siamo cronisti e siamo anche due calciatori falliti, dunque la memoria, la passione rimane, malgrado i nostri fallimenti giovani che abbiamo sognato. Di diventare dei grandi calciatori non ce l'abbiamo fatta, però ecco così, non ce l'abbiamo fatta. Ma noi sì. Canto un gol al primo minuto, dopo siete un da dentro. Allora, 1-2-3-1-2-3, 1-2-3-1-2-3. Prova. Finilo così proprio con 1-2-3-1-2-3, si sente? No. C'è un one o ma sentisse poco. No, quella si è vista. No, la cassa è la. Beh, siamo alla voce, dai. Ma sì, le uomini in pe parlo. Siamo alla voce. Adesso funziona, dai. Adesso funziona. Bravo. Funziona. Bene. Allora, io e il collega Giancarlo siamo dei calciatori falliti, perlomeno Giancarlo è riuscito a giocare dei pulcini, è già qualcosa del chiasso. Io ho giocato 10 anni nel Venezia con il miglior giocatore era Oreste Riva, che ha fatto anche qualche partitella nel chiasso. Ho giocato 10 anni, ho avuto un grande successo economico, perché dopo 10 anni il Venezia, che aveva un comitato socialista e liberale, ha battuto 1-0-91 reti di Massaglio, io ero già di Massaglio, si dice così, e ho ricevuto un salame industriale Citterio e un merlot vinificato in bianco. Questo dopo 10 anni di carriera. Non so se tu hai ricevuto qualcosa dal punto di vista economico, ma stiamo scherzando. La grande passione è rimasta, ci ricresce moltissimo di non essere diventati dei calciatori veri. Però continuiamo a seguire il gioco del calcio. Io che in realtà sono piuttosto identificato come un cronista di atletica leggera, di olimpiadi e di sci, ma in realtà davanti a me, davanti ai giovani che arrivano, c'erano dei grandissimi cronisti come Polotti e Albertini, e dunque paradossalmente a me toccava da stagiere, toccava il Mendrisio Star e anche il Chiasso, che ho seguito anche da un appartamento di fronte al Comacini, al terzo piano, dove ci portavano addirittura il caffè e il biscottino, e avevamo però un problema, che il cameraman che rimaneva sulla terrazza aveva una visione bellissima, era ideale, ma il secondo cameraman non voleva andare a bordo campo, poi spiegherà molto bene perché il nostro cronista ufficiale e scrittore, perché i lucanesi non erano visti molto bene a bordo campo e pertanto c'era sempre una grande lotta, veniva a tirare a sorte per evitare che un cameraman andasse in fondo. Allora abbiamo anche il presidente, che saluto molto calorosamente perché è di fronte a un'impresa notevolissima. Allora, il Chiasso ha cominciato, spiegherà poi molto bene Giancarlo, ha cominciato dal basso ed è di fronte a una scalata, a una specie di Everest di scalata. Per il momento si va avanti così. A un certo punto, il concetto, che sarà espresso molto bene da Giancarlo nel libro, il concetto della squadra di paese e non più di una specie di turismo internazionale di cacciatori vari, dovrà per forza essere mutato. Fra un paio d'anni, in prima divisione, come pensate di risolvere questo problema dal momento che i giovani purtroppo non sono molto presenti? Allora, grazie Ivano, intanto buonasera a tutti e i saluti miei e dell'FC Chiasso, grazie a Giancarlo e Ivano di aver scelto Chiasso per la prima presentazione del tuo libro Passione Rosso-Blu. Se posso, prima di rispondere, è bello sapere com'è nata questa cosa. Io vengo invitato da Giampaolo Giannoni alla trasmissione Europa Platz e mi dicono, guarda, Giampaolo mi dice, guarda, ci sarebbe una serata se ci sei press e ci sarà anche Giancarlo Dionisio e vediamo di fare una serata a tema del Chiasso. Allora io salgo, era la prima volta per me
in televisione e lì nei corridoi incontro Giancarlo, che non conoscevo se non di persona, ci siamo conosciuti e mi dice: guarda, ho una sorpresa per te. Io in realtà lì avevo ricevuto una gufata e pensavo che la sorpresa fosse quella che lui ha tirato fuori in trasmissione, che era la maglia di Rafael dell'Hertha, giusto? Dell'Hertha Berlino. In realtà quella non era la sorpresa che mi aveva annunciato, la sorpresa era l'uscita di questo libro che anch'io non sapevo quella sera, e quella sera, visto che Giancarlo lo disse, noi abbiamo detto: vabbè, la presenteremo allora a Chiasso, idealmente la prima partita, poi non ce l'abbiamo fatta ed eccoci qua questa sera. Per rispondere a Libano, intanto alle leghe che verranno, francamente, non ci pensiamo ancora così seriamente. Intanto pensiamo alla nostra realtà, alla nostra situazione, che è quella di una squadra di terza lega. Speriamo che portate fortuna stasera, così da vincere, anche se c'è qualche amico del Cademario. Pensiamo a questa lega. In queste leghe i giovani sono protagonisti, noi riusciamo sempre a schierare almeno 5-6 ragazzi del settore giovanile e che sono in età, anno di nascita 2005, 2006, 2004, e questo era una cosa che ci eravamo proposti e che fino adesso siamo riusciti a fare bene e che vorremmo continuare a fare. Poi il calcio è molto cambiato, cioè dobbiamo dircelo, e anche noi chiassesi dobbiamo un po' essere coscienti di questo. Non è più il calcio dove il Chiasso poteva competere in una serie A o una serie B, forse oggi bisognerà fare dei piani, dei programmi un pochettino diversi. Per esempio scegliendo di essere un po' meno ambiziosi, ma appunto di continuare a favorire un calcio che permetta ai giovani di giocare e soprattutto di fare i passi secondo la gamba, cercando di coinvolgere la gente come in questa bellissima iniziativa. Allora, la mia domanda nascondeva il cosiddetto lapsus freudiano, perché uno che fa una domanda del genere chiaramente un po' è un giornalista e un po' è, occorre dire, un po' simpatizzante o magari anche tifoso, e vorrebbe vedere il Chiasso salire in poco tempo. Allora, la prima domanda che pongo a Giancarlo: credo che in questo libro ha tratteggiato molto bene la storia del Chiasso con schemi proprio derivati dal calcio, con buoni schemi a centrocampo, con lanci lunghi, con tocchi brevi, con dribbling, con classe, insomma, ha tratteggiato in breve centinaia di pagine. Ma la domanda chiave è questa: tu sei un giornalista e un cronista, e però sei anche un tifoso, lo dichiari pubblicamente. È molto difficile, chi fa questo mestiere non può assolutamente essere un tifoso, d'accordo, lo dichiari pubblicamente, passione del suo blu, Chiasso e Chiasso Pudine, dal Comacini a Livio Quarto, però come hai risolto questo problema? Buonasera, un caro saluto anche da parte mia. Vorrei fare una precisazione: lui parlava di calciatori falliti, in realtà io sono vittima di un profondo malinteso, perché al primo allenamento con i C, Ulisse Soldini, allenatore bravissimo, amico di mio papà, simpaticissimo, mi guarda alle cosce e dice: ti uniste che garoni grosso, giuga terzito, il numero 2. E questo numero 2 mi è rimasto incollato fino a quando a 26-27 anni ho smesso nel Morbio. Mi avesse dato il 10, potete immaginare che, no, a parte le battute, ero scarso. Questo ha ragione lui. Per rispondere alla sua domanda, per me è stato molto bello essere giornalista per un trentennio ed essere anche imparziale, come è giusto che un giornalista debba essere. Il giorno in cui ho smesso di lavorare, ho comprato la tessera dell'Ambrì e sono andato in curva, ci vado tuttora, a fare il tifoso, senza timore di frustrare, di esultare con le mani nella tasca per non dare occhio a chi è quelli le piottino, no? E per quanto riguarda il Chiasso, ho avuto effettivamente un periodo di distacco. Il Chiasso della sofferenza, il Chiasso del fallisce, non fallisce, mi ha fatto soffrire. Io per alcuni anni non ho più frequentato il Riva Quarto, anche se un amico presente in sala ogni tanto mi diceva: dai, fai il gioco, i giugan bene, è una bella squadra. Quando è rinato il nuovo Chiasso, poi magari ne parleremo, ho detto: no, ci sono,
ero tra i 1100 che hanno festeggiato la prima in quarta lega, e spero che di serate del genere ce ne possano essere ancora. Non me ne vergogno, sono tifoso, sono tornato a essere tifoso e mi fa piacere esserlo. Comunque posso garantire che Giancarlo ha trovato un equilibrio molto molto interessante e molto degno, senza tradire la professione e senza tradire il suo amore per il chiasso. Ora, si parla di chiassitudine. Io tra l'altro ho delle strane relazioni con Chiasso, perché mia moglie è cresciuta in via Soldini e ha regalato, la prima cosa che ha fatto, ha regalato un abbonamento del Chiasso al papà per i suoi 60 anni. Anch'io ho lavorato, io ero uno stagiario, un apprendista, e i grandi cronisti naturalmente facevano le partite straordinarie, tipo la memorabile partita Chiasso-Grasshopper. Però ai ragazzi veniva affidato il compito di fare le partitelle di due minuti e mezzo e le interviste, per cui io ho conosciuto veramente in tutti i modi il Chiasso. C'è un'altra relazione straordinaria che dimostra anche la poesia del calcio. Mio papà, in uno dei paesi più remoti al mondo, Zalende Catasura, Bassa Valpostiago, a 200 km da qui, negli anni 50-60, era un grandissimo appassionato di calcio, solo non aveva la televisione è arrivata molto più tardi, c'era soltanto l'Eco dello Sport, e mi parlava di Stefano, mi parlava di un portiere straordinario che si chiamava Yashin, vedete la poesia del calcio, che chiamava il ragno nero, un sovietico addirittura Zalende, figuriamoci, non erano molto amati i sovietici, e poi parlava di Riva Quarto e raccontava cose straordinarie, diceva che Riva Quarto era un grandissimo, era bravissimo nel dribbling, che tecnicamente bravo, però si inventava delle cose assurde e diceva che quando lui affrontava i difensori era talmente bravo che i difensori correvano gravi rischi, e due hanno picchiato la testa contro e sono stramazzati al suolo perché Riva li ha ingannati in dribbling. Un altro addirittura ha rotto la gamba a un altro difensore, che si ammazzavano tra di loro perché Riva Quarto tirava in giro. Poi quando puntava a rete non tirava direttamente a rete, ma faceva passare la palla sotto le gambe del portiere, tutte frottole, però per dire come il calcio scatenava un'immaginazione straordinaria, mentre adesso invece è diventato molto più tecnico e forse molto meno politico. Ma effettivamente Riva Quarto è stato un grandissimo, non devo venirlo a raccontare qui, e probabilmente è una delle tante, in questo caso sì, credo che sia stato vittima delle circostanze, lo sappiamo, lui era stato cercato anche dalla Fiorentina e per amore di famiglia, di Chiasso, di maglia rosso-blu, non aveva voluto partire. E io credo che altri giocatori che hanno vestito la maglia del Chiasso avrebbero potuto avere una carriera decisamente superiore. Penso su tutti a uno che giocava con me nei Pulcini, Mario Brancic. Secondo me è allucinante che un giocatore come lui non abbia potuto almeno una volta essere chiamato a provare a vestire la maglia della nazionale. Forse noi siamo dei piangina, noi ticinesi, eccetera, non lo so. Però di fatto il Chiasso, per esempio, degli anni 60, o il Chiasso targato Parli degli anni 70, aveva dei giocatori di grandissima qualità. Certo, Pier Boffi è approdato alla nazionale, ma un Renzo Bionda, che ha giocato, credo, 5 o 6 partite in nazionale, trovo assolutamente scandaloso. Se fosse chiamato Hans Zimmermann probabilmente ne faceva 60, ecco. Non so, sono aneddoti che rientrano nel libro. Vorrei fare una precisazione: non è una storia del Chiasso questa, perché questo lavoro è già stato fatto in modo impeccabile per il centenario dal compianto Ruggero Blaus e dal presente Luca Ortelli, un lavoro veramente certosino. Si trattava tutt'al più di completare dal 2005 a oggi, però onestamente corrispondeva a questo periodo, a un momento in cui io non ero innamoratissimo del Chiasso, ero più preoccupato che innamorato, e poi ci sarebbe voluto un impegno che loro hanno messo sull'arco di anni e anni e anni. Quindi è semplicemente una raccolta di aneddoti che sgorgano dal cuore, personaggi come il presidentissimo Pagani, qui c'è suo figlio, come il Pucci, come Lubrini, come Yogi, come... cioè, è un'antologia di personaggi sia sugli spalti, sia in campo, sia a livello di dirigente.
se volevo chiedere al presidente come si situa, lui che ha la fortuna di essere molto più giovane di noi, come si situa il rapporto a questi grandissimi campioni del passato che hanno fatto grande Chiasso e la città. Beh, intanto devo dire che abbiamo avuto il piacere di avere qui qualche settimana fa Yogi Ferdinand ed è stata una serata emozionantissima con i suoi amici, proprio qui in questa buvette. Ci ha anche lui presentato uno dei suoi libri, perché anche lui è uno scrittore, ed è stato un momento bello perché ha potuto riavvicinarsi a Chiasso, e che ho saputo essere, a cui ho saputo essere molto legato, e ci ha promesso che tornerà, se tutto andrà bene, ha detto l'anno prossimo, per il 120° anniversario. Per noi è un orgoglio grande e siamo ricordati e ammirati ancora oggi per i successi e per i talenti di questi giocatori, e non solo. Chiasso è stata e speriamo continui ad essere una fiocina di talenti ed è sempre stata apprezzata, riconosciuta e valorizzata per il lavoro che ha fatto anche a livello giovanile. Per cui speriamo di continuare così. In sala abbiamo un altro prodotto importante del calcio di Chiasso, che è l'amico Cruz, e anche lui in qualche modo sta facendo onore alla nostra storia con il suo Lugano. Poi ne parleremo, tanto qui c'è una proposta straordinaria di Giancarlo a proposito del Cruz, che forse si potrebbe pensare finalmente a superare il campanilismo e a creare una specie di proprio magari sotto le sue ali, di creare una specie di club ticino, di squadra ticinese, che sarebbe un po' come se io, sarebbe una grande squadra, ma questo è un grosso problema che capisco benissimo. Io provengo dalla Lamposchiavo, fino al lago tutti sono svizzeri e sotto il lago sono tutti italiani, non sono tutti stranieri. Allora, parlando però di Chiassitudine, ricordo già mia moglie che mi diceva che il Chiasso, la Chiasso di una trentina d'anni fa era molto diversa da questa. C'era moltissima vita, su questo non si discute, c'erano molte botteghe, molti italiani, molto traffico, molti commerci, ma una cosa importante che diceva Sonia è che Chiasso manteneva anche un aspetto un po' da paesotto, da paese, c'era molta umanità, la gente era molto socievole e dunque era molto bello vivere. E a proposito di Chiassitudine, voglio leggere un breve testo di un altro collega, Giampaolo Giannoni, che conosce molto bene Chiasso, e che descrive in questo modo la sua discesa dall'alto, dalla Valle di Muggio, e quando vedeva i fari e le luci della città di Chiasso. Quei fari che illuminavano la notte e che si andava a scrutare dal campo lungo di Sannio avevano il fascino irresistibile dei sogni, alimentati dai ritiri del rosso-blu di San Michele, orgoglioso hotel del nostro piccolo comune, il più alto del Mendrisiotto. Insomma, diventare rosso-blu era naturale, frequentare il comunale pure. Chiasso e il Chiasso erano qualcosa di indissolubile, si respirava un'aria da Milano da bere, e se i valigioni zeppi di soldi li vedevano solo nelle banche delle fiduciarie, lungo Corso San Gottardo si viveva un'aria di invincibilità e di tutto è possibile, che a pensarci adesso viene da sorridere. Poi poco dopo dice un'altra cosa che per il nome di Chiasso è abbastanza strana. Dice: siamo strani noi della Ramina, orgogliosamente svizzeri e ticinesi, ma con lo sguardo spesso rivolto a sud, anche solo per poter dire, come faceva il nonno, o signore da ringrazi da studacà da sciarandassi. Allora, a proposito di questo termine Chiassitudine, come l'hai vissuto tu e esiste ancora? Allora, se esiste ancora non lo so, manco da troppo tempo, ho la sensazione che siano cambiate molte cose. Devo dire che parto da un aneddoto: campionati del mondo del 1982, quelli vinti dall'Italia di Paolo Rossi e compagnia bella. Io ricordo una folla veramente straripante in piazza Carpano davanti al Moca Efti a esultare per il trionfo degli azzurri, però non ci sentivamo per questa ragione né meno ticinesi né meno svizzeri. 7 chilometri oltre a Mendrisio,
hanno menato quelli che facevano i caroselli per festeggiare il successo dell'Italia. Ecco, questa è già un'indicazione del fatto che Chiasso aveva un tessuto sociale particolare. Il mio compagno di prima elementare era di Roma, poi in terza è arrivata la prima, perdonatemi il termine, Terroncella, allora la chiamavamo così. Poi c'erano gli svizzero-tedeschi, figli di coloro che erano venuti a lavorare per le dogane o per le ferrovie. Quella che si chiama melting pot o mélange culturel, noi lo vivevamo già da ragazzini e credo che fosse una prerogativa di Chiasso. Chiasso era speciale in questo senso, diversamente da Mendrisio, da Lugano, da Bellinzona, che avranno avuto senza dubbio i loro meriti, ma noi eravamo una società, un borgo. Sì, borgo, c'era molta provincialità, molto provincialismo, ma c'era un'apertura verso chi era diverso e veniva da lontano. Per me questo è stato molto educativo, molto bello nella mia crescita. Allora, il libro è eminentemente storico, statistico, tecnico, ma ci sono anche dei preziosissimi aneddoti che molto probabilmente al di fuori della città si conoscono poco. Leggo un passaggio di uno stranissimo tipo, qualcuno di voi forse lo ricorderà, che si presentava con l'ombrello anche con un sole cocente. Allora, accennavo poco fa al metro scarso di camminamento a disposizione del guardaline. Quel budello era il loro incubo. Quella tragica situazione di vicinanza vi rendeva bersaglio di alcuni tifosi eccessivamente focosi. Uno in particolare, di cui taccio il nome per rispetto degli eredi, giungeva al campo con un ombrello, anche se c'erano 30 gradi e nessuna nuvola all'orizzonte. Era un'arma con la quale tentava di arpionare il poveraccio in camicia nera, reo di aver segnalato un fuorigioco inesistente o di aver affidato la rimessa laterale a una squadra avversaria. Non era un caso che ci fossero, chiaramente impresse nel terreno, due linee di camminamento, una regolare all'esterno del campo e una, quella della paura, mezzo metro all'interno del terreno di gioco, al riparo da manate e da agganci che erano moneta corrente quando la partita diventava rovente. Allora c'era un po' questo mito, lo posso testimoniare, di una Chiasso un po' tanto strana, un po' troppo ruspante, no? E nei confronti degli avversari anche un po' al limite. Io stesso, vi dico più volte, provenendo dalla lontanissima Volpe Schiavo, venivo malamente apostrofato come luganese, tutto quel che segue. Allora, il tuo libro accenni a questi aspetti. Dovresti cercare di dirmi, anche se non è facile, se questi atteggiamenti un po' al limite, un po' sotto le righe, erano semplicemente una dimostrazione di un eccessivo affetto o di un essere un po' troppo paesani, ma credo proprio cattiveria non c'era, no? Questo spirito pittoresco che era molto citato all'esterno, si diceva insomma c'è le mie luce. No, io sono convinto che fosse prevalentemente folklore, perché è chiaro, la tifoseria rosso-blu, soprattutto la Comacini, era molto ruspante, molto accesa. Spesso la terna arbitrale veniva fatta scappare dalla falegnameria chiesa per vie traverse, perché se quei due di Araspavascià la situazione si faceva pesante. Però credo che eravamo anche in un'epoca in cui il tema violenza era molto diverso rispetto a oggi. Ci si massacra per niente, ai tempi magari si poteva pensare a un inseguimento, degli insulti, eccetera, uno spintone, ma a me non risulta che ci siano stati episodi di violenza. Tra l'altro uno dei capitoli è dedicato anche alla tifoseria rosso-blu, sia quella più anziana, poi il fans club e poi gli sconvolti così più agitati. Io li ho veramente apprezzati tantissimo in occasione della primissima partita l'anno scorso, hanno accolto i giocatori con i fumogeni rosso-blu, non hanno smesso un secondo di cantare in quarta lega contro l'Arzo. Questo è amore assolutamente per la società. Posso fare un perché tu hai accennato quando hai nominato i Cruz, che io ringrazio veramente di cuore per essere qui, un aneddoto legato a una mia partecipazione alla prima finale. Le ho seguite tutte e tre a Berna, no? Perché il Lugano del Cruz mi ha catturato, perché gioca bene, perché lui è un personaggio simpatico.
dico perché è una squadra che ha un progetto molto serio, che sta crescendo bene, no? Allora, la prima volta sono lì con mio nipotino, sono andato, il nipotino dice, oh, mi porti a portare lui a vedere, lui è cresciuto a Lugano, quindi maglia di Sabatini, andiamo alla stazione, facciamo il viaggio in piedi, lui sale al secondo piano del treno a giocare, vado a verificare cosa sta succedendo e mi trovo lì seduto un tifosissimo rosso Doc, di quelli che erano praticamente l'anima, il DNA del primo fans club. Imbarazzo da parte di tutte e due, e lui mi dice, cos'è il ticinismo? Va bene, chiaro, hai ragione, no? però il discorso sul football club Ticino è molto delicato. Io nel libro magari dico, sì, non sarebbe male se si arrivasse come si era arrivati in fondo ai tempi del Lugano di Iermini. Le altre tre società erano praticamente, stavano sprofondando, c'era solo quella che poi sappiamo come è finita nel lago, purtroppo per lui. E ci si stava avvicinando anche questa volta con il progetto Mancuso, prima ancora Renzetti, e le altre squadre che arrancavano dietro. Dico, ci si arriva per esclusione. E allora dentro di me ho detto, sì, se invece di chiamarsi Lugano si chiamasse Ticino, perlomeno abbiamo la garanzia che la maglia è rosso blu, ecco qui. A proposito del chiasso ruspante, di una certa fama che arriva ai Comacini del chiasso, posso raccontare un aneddoto che credo non sia mai stato raccontato. Su Riva Quarto, quando si è ritirato, il Tiziano Colotti gli ha fatto l'intervista e il Riva Quarto, papale, senza il minimo sospetto, a domanda com'erano i primi derby con il Lugano per Bellinzona ai tuoi tempi, risponde: erano dei derby molto più combattuti di quelli odierni, ogni tanto si vedeva anche un po' di sangue sulle gambe. Allora, la redazione si è riunita e abbiamo dovuto decidere se passare o meno questa intervista, questa dichiarazione. Alla fine non l'abbiamo passata, anche se evidentemente era una dichiarazione del tutto, se vogliamo, del tutto innocente. Non era che lui volesse spaccare le gambe all'avversario, era un modo di dire che quel calcio era un calcio molto rustico. Adesso vorrei però leggere un pezzo del Giancarlo proprio su Riva Quarto. Non aveva un fisico da spaccamontagne, non era velocissimo come Garrincha, eppure portargli via il pallone era quasi impossibile. Aveva un gioco di gambe da autentico funambolo, ma soprattutto era un mago nel proteggere e nel nascondere la palla. La passione lo ha accompagnato fino all'ultimo, fino a quando, già avviato verso i 60 anni e oltre, trascorreva l'estate sul pratone della piscina. Era la sua università, la sua accademia, parlava poco, ma non negava mai qualche trucco del mestiere. Noi ragazzini e giovanotti di più generazioni facevamo gara per avvicinarci accanto a lui. Eravamo estasiati, incantati. Noi si faceva la rotazione, anche per ritemperarci di tanto in tanto con un buon bagno. Lui era sempre lì, fresco, sorridente. Sì, il Pucci era unico, un simbolo, una bandiera. Con il Pucci giocava anche il Cecchino Chiesa, il quale invece aveva un carattere completamente diverso. Giancarlo lo tratteggia molto bene. Io stesso, indicazione e suggerimento della loro capo servizio Giambonini, ho avuto l'incarico di contattare il Chiesa, molto gentile. Mi ha detto che non voleva più ritornare sui suoi tempi perché era passato, ho l'impressione che avesse non so quale tipo di profondo dispiacere, perché ha smesso in seguito all'infortunio improvvisamente. Credo non abbia mai superato questo incidente, come capita molte volte nella vita. La vita molte volte è molto punitiva nei confronti di noi tutti, con vari episodi negativi. Comunque, lui era molto elegante e credo un bravissimo calciatore, e credo che sia, malgrado questo suo atteggiamento, forse proprio per questo mistero, è rimasto comunque un mito nel cuore di Chiasso. Ma sì, Cecchino credo che sia rimasto, tanto ha tuttora una relazione familiare con un amico parente, quindi mi capita di
incontrarlo, e devo dire che tutte le volte che lo incontravo sul corso San Gottardo non si riusciva mai a entrare nel tema Chiasso. Ma lui al Tour de France, cioè, parlava di ciclismo, di tutto, cioè non voleva sentir parlare di Chiasso. Io purtroppo ero troppo giovane quando lui ha avuto l'incidente e ha smesso di giocare, quindi ho qualche immagine da cineteca. Pucci l'ho vissuto veramente dalla A alla Z, fino a quando, come diceva Zanolari, lui in piscina era là dalla mattina alla sera a insegnare calcio, era un professore universitario di calcio. Per me, se devo fare una classifica dei tre fenomeni in rosso-blu, stranieri esclusi, dico tre nomi. Allora, uno chiaramente Ferdinando Riva IV detto Pucci. Il secondo poteva essere qui, ma è via in questo momento per ragioni familiari, ci sarà probabilmente quando presenteremo il libro alla Finata, ed è Villi Lubrini, un talento incredibile. All'oratorio Villi dribblava anche gli alberi, i due tigli. Se avesse potuto, arrivava giù anche col trapano a fare il buco nell'albero per fare il tunnel all'albero. E poi il terzo fenomeno è Walter Pellegrini. Io per Walter mi sono esposto nei confronti dei miei colleghi, abbiamo un gruppo di fantacalcio e ogni tanto si fa la classifica. Allora, te chi è? Gli 11 più forti della storia del calcio ticinese, no? Dico, no, ticinese, facciamo gli 11 più forti del calcio svizzero, il primo numero che ti do è Walter Pellegrini. Vuoi mettere con l'Oliver Neuville, è un lucarnese quello che diceva così. Dico, l'Oliver Neuville è uno che aveva la velocità del Garrincha, ma faceva gli stop a seguire di 8 metri. Poi ha avuto la fortuna di giocare la finale della Coppa del Mondo, dice. Infatti il Pellegrini è un talento cosmico. Dopo è chiaro, le circostanze ti portano a fare una carriera piuttosto che un'altra. Ricordo nel testo un episodio. Giocava con lo Xamax di Gilbert Gress, quando c'erano i numeri dall'1 all'11, e lui in una partita internazionale aveva il 14, tra l'altro quello di Johan Cruyff. Gress lo mette dentro al 60esimo, entra, 2 minuti, una bifora da 25 metri, gol. Io mi ricordo, Walter è andato, ha tolto la maglia, è andato a sventolare il 14 davanti a Gilbert Gress. Gliel'ho ricordata ancora 2-3 anni fa, un Memorial Gander, ma non mi ricordo, forse l'ho fatto in corsa. Comunque Walter, un talento incredibile, trovo. Nel libro di Giancarlo c'è una locandina straordinaria, c'è la locandina della partita tra il Vevey Sport, che tra l'altro adesso sta ritornando a buon livello, e il Chiasso, 18 settembre 1976. E dice, Vevey Sport accueille 6 internationaux européens, tous en compé, lo stadio a 20:15. Avec Altafini, Brésil Italie, Cappellini, Italie, Michaelsen, Danmark, Prosperi, Boffi e Onda Suisse. Però quella grande squadra, conferma del fatto che non sempre i nomi valgono al 100% e garantiscono la promozione, quella grande squadra al primo anno non ce la fa. Era il Chiasso di Parli, il Chiasso di Parli ci ha fatto sognare in grande, cominciavano ad arrivare gente di peso da oltre San Gottardo, Cuginotta, Bosco, poi sono arrivati appunto Altafini, Cappellini, e ci ha fatto sognare al punto che noi da studenti, io ero a Friburgo, in autostop, quando potevamo, andavamo a vedere il Chiasso. Ricordo una trasferta drammatica, siamo arrivati alla Chausson con un freddo cane Altafini che, oltre alle ghette e i guanti, penso che avesse anche il parca, avevano perso tra l'altro quella partita, oppure si andava con una vecchia due cavalli sgangherata ad Arau a vedere un Chiasso che finiva 0-0. Però c'è da dire che Parli al secondo tentativo ce l'ha fatta, e per un certo periodo siamo riusciti ancora a rivivere i fasti del Chiasso di Luciano Pagani, che per una decina di anni era veramente lì a flirtare con i vertici, con il titolo. Io sono andato a recuperare i risultati, ma noi un campionato l'abbiamo perso perdendo stupidamente dei derby contro le ticinesi, perdendo in casa dal Locarno che stava annaspando contro la retrocessione. Quindi mi dico, ma santo cielo, se proprio mia volta da dire una mano, perché dall'altra parte se possono si aiutano, pur di evitare una trasferta qui oltre San Gottardo. Però vabbè, niente, non ho risposto alla domanda, qual era? Oh no, io ho risposto benissimo. Benissimo.
Allora, abbiamo citato il presidentissimo Pagani, e il chiasso ha avuto dei presidenti straordinari, dei personaggi straordinari. Pagani addirittura ha sposato una famosa, non si sa bene però in che termini, in che relazione, una famosa attrice italiana. Allora, una domanda forse indiscreta, magari anche un po' sgradita al presidente: come si sente lei di fronte a questi personaggi del passato che erano figli di un passato e di una situazione che è molto diversa da quella attuale? Erano dei personaggi straordinari, adesso in tempi di democrazia ai nostri tempi non sono nemmeno più richiesti personaggi del genere. Comunque, come si sente in questo rapporto? Beh, difficile, Beh, diciamo così, che paragonarsi con questi profili, con questi personaggi, è direi quasi impossibile. Il Marco Armati è un ragazzo nato e cresciuto a Chiasso che ha vissuto i tempi dell'Armata Giusto Blu, dei Giovani Sconvolti e dei Gags dopo, sempre con grande passione, e che veniva a vedere Chiasso tutte le partite e che oggi si ritrova qui nella sua semplicità con gente di Chiasso, finalmente almeno questo come all'epoca, a gestire questa rinascita. Per cui ne sono molto orgoglioso e speriamo nel nostro piccolo di riuscire a fare anche solo in parte quello che hanno fatto questi presidenti. Quei presidenti vi hanno fatto sognare, speriamo che questo presidente, questo comitato, almeno vi facciano riappassionare. Siccome il calcio è molte volte strettamente legato al carattere delle persone, non solo al carattere della città, c'è chi dice addirittura, esagerando forse un po', che il calcio rappresenta per certi versi, in certo senso, una metafora della vita. Questo forse è detto troppo. Comunque ci stanno molte cose nel calcio e bisogna spesso separare il valore del calciatore, il valore tecnico, come si fa anche con gli attori, anche con i grandi scrittori, dalla vita privata. In questo caso però Giancarlo unisce molto apertamente la vita privata e la vita tecnica del calciatore di Beppe Sogari, con un episodio straordinario che si poteva citare o non citare, però Giancarlo ha deciso di raccontare la storia di Sogari e del famoso trafugamento di una quantità enorme di lingotti d'oro e dei gravi problemi che ha avuto Sogari, che è anche stato anche costretto al carcere. Poi questa faccenda, di cui i contorni non sono molto chiari, dice Giancarlo, gli costò caro. Sogari in carcere si appassionò alla coltivazione, non era uno che amava restare con le mani in mano. L'amicizia con alcuni ex compagni non si sgretolò, questo è molto importante, lo andavano a trovare. Un giorno uno di loro si recò alla stampa insieme alla moglie di Sogari. La signora, da sempre bionda, si era tinta i capelli di nero. Beppe salutò cordialmente il compagno e non riconobbe la sua consorte che si incavolò. Allora, ho citato questo caso per dire che Giancarlo ha fatto, oltre che il tifoso, è stato anche un giornalista, poi ha deciso di citare questo episodio che magari non getta una luce molto, molto fulgida, molto bella al Chiasso, però fa parte della storia. Ma più che altro Beppe l'ho vissuto a posteriori come una persona che è stata vittima del suo episodio, perché sul campo lui, pur non avendo un fisico da spaccamontagne, era il terrore di tutti i centravanti, era veramente un mastino, aveva un tempismo, uno stacco di testa, non mollava, cioè quella che chiamano la salivetta lui l'aveva dal primo minuto fino al 90°. Poi nella storia degli lingotti sono andato a scartabellare un po' articoli di giornale, in archivio eccetera, non sono riuscito a capire fino in fondo, ho però avuto la sensazione che il povero Beppe fosse stato una vittima di un gioco molto più grande di lui e che abbia pagato quello che altri dovevano pagare,
tant'è vero che poi in carcere si è appassionato innanzitutto al ciclismo, è diventato poi un pedaleur della domenica, del sabato, del venerdì, delle piante, e si è occupato poi di vivai, eccetera. Ha cambiato completamente la sua carriera. Io credo che fosse giusto ricordarlo, A, come giocatore bandiera della difesa, no? E poi B, come allenatore di una promozione, perché credo che fosse il primo anno del presidente Bruno Bernasconi, che era un po' come Cristian Costantin Antemite, lui bruciava gli allenatori, aveva cominciato con il Nutro, poi l'aveva mandato via, è arrivato non so se Oiso Napoli o viceversa, non ricordo. Binda, bravo, Binda, e poi anche lì fucilato Binda, le ultime tre partite a festeggiare la promozione Beppe Sogari. Quindi meritava una citazione, un capitolo, e quindi anche se c'è questo episodio che può gettare un po' di cattiva luce sulla sua storia, credo che fosse giusto ricordarlo. Tempo come, non vogliamo esagerare, non vogliamo trattenervi troppo, ma dobbiamo però sicuramente parlare o accennare perlomeno a Lutrop e a Raffaele. Di Lutrop voglio leggere un pezzo di Giancarlo. Una cosa è certa, Otto Lutrop era un passionale. Un uomo innamorato del calcio fino all'ultima goccia di vita. Ogni volta che il lavoro mi portava con la rete per un'intervista dopo l'allenamento del Lugano, lui c'era, fuori dalla rete di Civita, con le braccia alzate, aggrappate alla ramina. Lo sguardo malinconico di chi vorrebbe ancora dire la sua, ma sa che il suo tempo è passato. Conosciamo le ragioni per le quali aveva dovuto lasciare il calcio tedesco e sappiamo anche perché si era fermato a Lugano invece di proseguire al sud. In quegli anni nella Serie A italiana c'era il blocco degli stranieri, altrimenti chissà. Un giorno a San Siro, spettatore del Milan-Napoli, se ne uscì con "ma porca miseria, Giuliano e Rivera camminano", sottinteso, in quel contesto, con la mia potenza, sarei andato a nozze. Tu nel libro descrivi anche due stranissime abitudini di Lutrop, a proposito di un decalogo assolutamente assoluto da segnare ai giocatori, che non dava assolutamente trasgredito, una cosa abbastanza assurda. Sì, questo non è farina del mio sacco, perché io non ho giocato nel chiasso con Lutrop, però ho raccolto l'idea che Lutrop pretendeva che i suoi giocatori non bevessero una goccia d'acqua durante l'allenamento, e addirittura aveva un atteggiamento poliziesco e cercava anche la complicità del massaggiatore Pizzotti, dicendo bevo che non bisogna bere acqua. Allora ce l'aveva col gelato anzitutto, perché veleno, ingrassa. Edo Manzoni pare che facesse di tutto per cercare di trasgredire questa regola, ma quella dell'acqua proprio non l'ho capita, tant'è vero che contro qualsiasi regola basilare oggi dello star bene tra corpo, attività fisica, eccetera. Però proprio per concludere, Lutrop, parliamo di classifiche, prima i tre svizzeri, i tre ticinesi, i tre chiesesi più forti, Lutrop il più grande in assoluto che abbia messo piede nel calcio svizzero, tutti i livelli. Giustamente se avesse potuto giocare in Italia sarebbe diventato un mostro, un fenomeno. Purtroppo si è fermato, io ho questa immagine di lui lì a vedere l'allenamento del Lugano, che negli ultimi anni aggrappato fuori dallo stadio, aggrappato alla rete a guardare, cioè da dire, cioè, no, sono fuori da questo mondo, cioè, mi dava una tristezza. Tra l'altro era anche un personaggio abbastanza importante per noi giornalisti, perché era un po' Spavaldo e Guascone, no? Cioè, andremo a demolire la difesa in caso per vinciamo, poi perdevano 7-2, quindi cioè, Lutrop era fatto così. Abbiamo detto che Chiasso era una città cosmopolita, e tuttora, malgrado le circostanze dell'evoluzione storica, abbastanza cosmopolita, ma aveva anche delle caratteristiche da paese, con proprio con l'aspetto familiare e anche di cuore che esiste ancora nei paesi dove ci si è venuto e ci si saluta, eccetera, eccetera. In questo senso posso testimoniare che ho conosciuto Altafini come cronista, abbiamo fatto due volte la finale di Coppa Inglese assieme,
e Altafini mi parlava sempre di Chiasso, aveva sempre un eccellente ricordo di Chiasso. A conferma del fatto che Chiasso ha saputo accogliere molta gente proveniente da molto lontano, bisogna ricordare assolutamente Raffaella e il modo in cui per esempio Luvini e sua moglie è riuscito a renderlo un vicino di casa e a inserirlo anche nella nostra realtà. In effetti Rafael è arrivato qua che aveva 18 anni, dal Brasile, e io mi chiedo, un ragazzo a 18 anni che arriva nella cantera del Barcellona o nel settore giovanile della Juventus, alle strutture eccetera, questo qua arriva qua, si trova da solo, per fortuna c'era già Paquito, che però era 3 anni più di lui, e comunque Rafael è finito sotto l'ala protettrice della Monica, Lubrini, Bernasconi e Del Villi, che hanno fatto veramente tantissimo per lui. È cresciuto al punto che è rimasto legatissimo, legatissimo alla società, legatissimo a Villi. La maglia che avevo portato in tele era una maglia dell'Erta che lui aveva dedicato alla figlia di Villi, Lubrini. Chiasso effettivamente ha un tessuto particolare. Cioè, i giocatori cosa facevano? Andavano a mangiare al Torre, dove c'era il Tribellini, il Mario, che gli faceva da zio o da fratello maggiore. Poi c'era sempre qualcuno tra i dirigenti, qualcuno presente in sala, che aveva sempre un occhio, una parola. E quindi, anche se era facile per un ragazzo di 18 anni arrivare in un mondo diversissimo, dove si mangia, si parla, si beve, si balla, si canta diversamente rispetto a casa sua, trovarsi comunque a suo agio. Questa è ancora una parte della chiassitudine di cui parlavo prima. Siamo speciali. A proposito di Raffaele, posso testimoniare che quando giocava nello Zurigo di Favre ho avuto molte volte occasione di parlare con lui, anche di intervistarlo, e concludeva spesso dicendo saluto agli amici di Chiasso. Era molto molto attaccato alla città. Ora siamo in chiusura, avevo detto 45 minuti, il tempo corre, dobbiamo più o meno chiudere, però io prima poi di sentire anche l'editore che ha avuto il grande merito di pubblicare e di credere in questo libro di Giancarlo, vorrei chiudere proprio con l'ultimissimo capitolo di Giancarlo, che è un capitolo molto bello, che si proietta nel futuro e che ricorda anche il comune amico Ruggero Glaus, comune collega e amico. Io parlavo con lui non solo di calcio ma anche di micologia, lui era un grande appassionato di micologia, come lo sono anch'io, sono membro della micologica di Chiasso. Non vorrei lasciarvi, dice Giancarlo Dionisio, in modo triste e malinconico. Voglio pensare a uno scenario inimmaginabile, fantascientifico ma esaltante: la scoperta che uno di noi è diventato erede unico di un multimiliardario alla Elon Musk o Jeff Bezos. Fossi io, siatene certi, tempo 7 o 8 anni ci ritroveremmo tutti insieme nel nuovo modernissimo stadio dedicato al Pucci, a vivere con le lacrime agli occhi il nostro primo titolo svizzero e a progettare con il Cruci, Banca e Carletto Ancelotti in veste di eminenza grigia i piani bellicosi per l'assalto alla Champions League. Caro Ruggero, ci sarai anche tu con noi, ci guiderai con il tuo entusiasmo e il tuo ottimismo. Ricordati comunque di anticipare i tempi, sarai tu a prevedere la vittoria del campionato, tu ad annunciare che faremo scintille in Europa, e questa volta avrai ragione. E qui bisogna aggiungere che un giro ad ogni campionato, quando la squadra si rafforzava, prevedeva sempre: quest'anno ce la facciamo, vinciamo e poi andiamo al Champions League. Ora, noi siamo in chiusura credo, ma vorrei proprio invitare l'editore che ha avuto il merito, gli editori quando hanno moltissime proposte, credo, sono subissati da proposte. A questo proposito mi permetto di dire che io ho cercato l'editore per un libro di memoria e l'ho trovato a Balerna, da Nulivo, con la signora Alde Bernasconi. Bene, allora, dicevo che gli editori sono subissati, è molto difficile pubblicare un libro, sono subissati da mille richieste, devono fare delle scelte. Immagino che su questo libro, che è anche molto bello graficamente, la scelta sia stata piuttosto facile. Allora, buonasera a tutti da parte mia, sarò breve a conclusione di serata. Per rispondere alla tua domanda, sapete quante richieste di pubblicazione riceviamo noi alla Fontana Edizioni? Sparate una cifra a caso, è difficile, eh? Vi aiuto io, dalle 4 alle 7 alla settimana.
Allora, se voi pensate che un libro può avere 100, 200, anche 400 pagine, il fatto di leggere sette libri, di leggere ed analizzare sette libri in una settimana è praticamente impossibile. Per ritornare alla tua domanda, noi facciamo una scelta a priori, quindi la nostra casa editrice pubblica solo ed esclusivamente, lo ripeto, solo ed esclusivamente, libri legati alla nostra terra, alla nostra gente e al nostro territorio. Penso che siamo gli unici che fanno questo. Non troverete nel programma della Fontana Edizione un libro che parla della situazione economica in America Latina, non è il nostro, la nostra missione. La nostra missione è fare in modo che qualcuno un giorno dica: vabbè, qualcosa di bello per il nostro territorio hanno fatto, e questo è quello che vogliamo fare. Io volevo però semplicemente concludere, poi ve ne racconto una piccolissima storiella in conclusione, volevo concludere ringraziandolo innanzitutto Presidentissimo, e gli faccio i migliori auguri, perché questo libro è nato in quel momento lì del fallimento, ma anche nel momento della rinascita, quindi io mi auguro che questa serata sia propizia tutti noi, anche noi, e poi vi spiegherò perché facciamo il tifo per il Fabio Cucchiasso. Abbiamo preparato un piccolo pensiero per il Presidentissimo, per il mio grande autore Giancarlo Dionisio, e naturalmente per Libano Zanolari, perché ha condotto la serata in modo magnifico. Ma concludo, e sarò brevissimo, con questa piccola storiella. Quando uno pensa alla Fontana Edizioni, cosa gli dice? E chi li dà Lugan, no? Chi li dà Lugan, perché senza Lugan, no? È la verità, no? Perché lì, cosa fa che li dà Lugan? Chi è Chas, no? Che li dà Lugan. Mio fratello poi giocava nell'Hockey Club Lugano, che è Ruben, che è da Lugano, no? Mio figlio, che è il pilota, che è l'Alex, anche se non sembra, perché l'Alex è magro così, no? Quindi non è un Fontana di quelli grossi, è venuto fuori per fortuna nel Lugano, però l'Alex Fontana è da Lugano, e quindi tutti ci immedesimano come l'azienda di Lugano, e siamo a Lugano. Però, voi dovete sapere una cosa che vi rende molto orgoglioso, che io sul passaporto ho scritto luogo di origine Chiasso, perché il nostro ceppo dei Fontana è nato a Pedrinate, e quindi sono chiassese anch'io. E con questo concludo e vi auguro una buona serata. Grazie mille. Grazie caro, io volevo, prima di ricevere il microfono a Libano, fare il mio ringraziamento, il nostro ringraziamento a te Libano per la conduzione di questa serata bellissima, a Giancarlo per il regalo che ci hai fatto, che è preziosissimo, e a tutti voi che siete presenti. Due notizie: adesso per chi si ferma abbiamo un piatto di pasta calda offerto a tutti, anche perché festeggiamo con due o tre giorni di ritardo il nostro compleanno, che era il 16 di ottobre. E poi volevo tranquillizzarvi tutti, perché riallacciandomi al sogno di Giancarlo, intanto il cruise ce l'abbiamo, ci manca solo l'eredità, poi dopo tutto il resto può succedere. Bene, velocemente ringrazio anch'io, è stata una bella serata, mi ha fatto molto piacere essere con voi, è stata una grande fortuna, e a questo proposito cito una straordinaria fortuna che ho avuto con la squadra della televisione, con la centrocampo Pallina che ha giocato nel Locarno, con Verini che ha giocato nel Lugano di Morera, e con altri giocatori di valore, per esempio il porta avevamo Prosperi, abbiamo affrontato i veterani del Chiasso. Io mi sono trovato di fronte a Riva Quarto, che aveva una 52-53, è stato un momento straordinario, e anche per questo seguirò sempre con grande interesse le vicende del Chiasso, sperando di avere il tempo necessario, perché a una certa età, di vederlo risalire velocemente la china. Ed ora, dopo aver ringraziato ancora tutti quanti, passo il microfono a Giancarlo. Io devo semplicemente dire grazie di essere qua, e forza Chiasso, a partire da stasera con il padre Mario, e poi grazie. Thank you.
sì, aspetta.